Oh ragazzi, guardate quanto è carino nostro figlio che guarda la TV. Che carino. Ora glielo scrivo pure a Zoe. Non pensi che sia troppo carino? Guardate ragazzi, mamma mia. Aha. È bellissimo, ci siamo appena svegliati io e Zoe e abbiamo trovato nostro figlio praticamente che stava guardando la TV con un maiale. Troppo, troppo, dice Zoe. Molto, molto bene. Ok, senti cara, mentre lui guarda la TV, io vado a farmi a lavarmi. Ok, perfetto. E così appunto possiamo un attimo, ragazzi, siamo tutti quanti unti, sporchi, quindi adesso ci diamo una bella lavata perché poi dobbiamo andare a fare delle compere insieme al nostro bambino. Sì, va bene, io vado a cambiarmi allora. Perfetto, ottimo. Allora lei va a cambiarsi, io allora me ne vado in doccia. Mi metto ovviamente il mio costume, quindi vado qua, costume. Ok, bene, adesso possiamo andarci a fare la nostra ricca doccia. Mi raccomando, lasciate like in questo esatto momento, ragazzi, per altri video roleplay di Roblox con la famiglia appunto di Roblox. Dunque, ok, credo che tipo ci stiamo bene, proprio bagnando tutti quanti. Non so se il Zoe tipo ha finito, ma credo che noi abbiamo pure finito. Adesso ci mettiamo di nuovo come eravamo prima. No, però il cappuccio, vabbè, ormai me lo so bagnato, ormai me lo tengo, perfetto. Ok, bene, ed eccoci qua. Ma che cacchio sta facendo Zoe, ragazzi? Ma cosa si è messa addosso? Zoe? Ma ti sembra? Ma che cacchio c'ha addosso, ragazzi? Però le dona, le dona, sembra diventata tipo una darchettona. Però, va bene, ok, andiamo avanti. Ti piace? Sai che non ti sta male? Effettivamente, ragazzi, non le sta proprio tanto male. Però non... Però sarebbe più da discoteca. Non da mamma. Ragazzi, cioè... Calmiamoci, perché è un po' troppo sex. No. Noi dobbiamo essere sicuri che lei viene vista anche bene. Non da mamma, ma io sono giovane. Ma che significa, Gesù Santo? Vabbè, senti, fai come vuoi, non mi importa. Andiamo da nostro figlio, che tra l'altro è rimasto troppo solo. Dove cacchio è andato nostro figlio, ragazzi? No. Ma non c'è. Dov'è? Dove cacchio è andato? Ma dov'è il piccoletto? Infatti! Che cacchio accade, ragazzi? Dove cavolo è finito? Ma aspettate un attimo solo, perché la casa forse è grande, effettivamente sarà, non lo so, qua da qualche parte. Sei qua? No, in cucina non è. Ok, questa cosa non mi piace, perché non è in cucina. Magari sta nei piani di sopra, cacchio. Oh, porca miseria, aspettate, fatemi andare a vedere nell'ala... Questa qua a destra della casa. E sembrerebbe che qua non ci sia neanche. Tranne che se non sta giocando a nascondino. Ma non credo. Aspettate, ma... Ah, io mi pare di aver visto una cosa. Ma non c'è neanche qui. Cosa? Aspetta. Ritorniamo nella nostra stanza. Andiamo. Perché mi pare che... Ma ha aperto qua. Prima qua era chiuso. È uscito fuori. Dove cacchio è finito? Oh mio Dio, cosa? Sì, è uscito fuori, ma... No, aspetta, l'elicottero è qua. Fortunatamente ancora l'elicottero è qua, ok? Ma dove cacchio è finito lui? Cioè, perché qua non lo vedo, qua neanche aperto, poi. Ma è che magari dobbiamo cercarlo, ha detto. Lo so che dobbiamo cercarlo, è il nostro figlio. Qua sembrerebbe che non ci sia. Cacchio. Magari... È in garage. Scendiamo. Magari andiamo verso questa parte e andiamo a controllare. Vediamo se è qua. No. Dove cacchio è finito? Non sarà forse diretto in città? Che cacchio? Non ha senso questa cosa. Non sarà forse diretto in città? Ma ci sono tantissimi pericoli. Infatti, quello è il problema, porca miseria. Ok, adesso prendiamo una macchina, ok? La prendo io e la andiamo a cercare perché non so minimamente, ragazzi, dove possa essere mai andato. Ok, andiamo qua sopra, mettiamo il mio colore preferito, ovvero questo, ok? Mettiamo la velocità 70 e iniziamo a cercarlo, ragazzi. Perché non so minimamente dove potrebbe essere andato, porca miseria. Mi dispiacerebbe un casino perderlo. Un bambino, mio Dio, è nostro figlio, porca miseria.
Ma secondo me non sarà andato troppo lontano, Allora, vediamo, cerchiamolo. Cerca. Ma oh no, sono spaventatissima. Ah, pure io. Perché cacchio, non possiamo sapere che cacchio sta facendo il nostro bambino, mio Dio. Cerchiamolo, magari sarà qua da qualche parte. Bambino, dove cacchio è finito? Magari è in ospedale, non lo so, perché dovrebbe essere in ospedale anche se fosse. Cacchio, magari possiamo andare a parlare con i medici se c'è qualcuno, sempre se c'è qualcuno. Aspettate un attimo. Zoe, aspetta. Sali sul tetto, così abbiamo una vista migliore. Poi neanche risponde perché lui non sa scrivere. Sciabolette. Non è neanche sul tetto, non è qua intanto. Dove cavolo si trova? Non lo notiamo, ragazzi, non lo vediamo, non c'è. Dove cacchio è finito? Ma è lì! Ma che cacchio ci fa qua, nostro figlio? Ma Zoe. È qui. Ma che cacchio ci fa qua? Dove è andato? No! Si è infilato qua! Porca miseria! Vieni qua! Gli ho inviato il messaggio. Ecco, vediamo dove è andato. Ma guarda te, porca miseria, sto bambino! Sciabolette! Ah, ecco. Gna, ma vaffan in bagno, cosa dici? Gna, eccoti. Riportiamolo in casa. E non farlo mai più. Infatti, cacchio, che scatole. Porca miseria, ci ha fatto prendere un corpo. Abbiamo pensato che tipo fosse, non lo so, morto. Quindi meno male che l'abbiamo trovato, Gesù santo. Ragazzi, bisogna stare attenti con i bambini. Non bisogna dargli l'accesso che possono uscirsene appena sono dentro, perché altrimenti qua è un casino. Ok, Zoe guida, perfetto. Così ci ritorniamo a casa. E adesso lo mettiamo in punizione. Ragazzi, perché sarebbe da mettere in punizione questo bambino, dopo quello che ha fatto. Sì, infatti, Zoe, sarebbe da metterlo in punizione. O no? Perché io lo metterei in punizione, io. Quindi, ora capiamo, vediamo la punizione che possiamo dargli. E vediamo un attimo che punizione. Intanto c'è stato Lucky un attimo che ha avuto dei problemi. Ok, ora andiamo ad aprire qua. Ecco. Ora dovrebbe in teoria aprirsi. Perché non si apre? Ah, perché forse c'è la macchina in mezzo, perché Zoe l'ha bloccato. Vediamo. Non va. Che strano che non va. Perché non va? Prima andava. Oh, vabbè, è andato l'altro, perfetto. Quello è il campanello. Ah! Ops. Può darsi che tanto si sbaglia, anche i migliori sbagliano. Lasciate perdere come sto portando il bambino e sto guidando intanto, ok? La magia del papà, il fatto che riesce a fare tutto quanto insieme. Anche quando guida ha pure il bambino in braccio. Vabbè, comunque, chiudiamo, andiamo in alto, andiamola a portare un attimo in punizione. Vabbè, ragazzi, perché bisogna metterlo in punizione. Allora, che cosa gli facciamo? Dove cacchio va lei? Allora. Che punizione. Vediamo un attimo cosa dice Zoe. Angolo della vergogna. Credo che possa funzionare come metodo di punizione effettivamente. Quindi lo mettiamo qua. Stai lì. E faccio anche un'altra cosa. Così. Gli metto delle scatole attorno. Così che appunto lui... No, ok, sbagliato. Ok, bene, ora che sta qua possiamo tenerlo bello stretto. Ecco, ora non me ne importa nulla, anche se ti metti a piangere a me non mi importa nulla. Te ne stai lì e piangi. Ora lì. No, non importa. Bene, ok, molto bene. Io credo che abbiamo fatto, Zoe. Sì, non importa, per 3 ore. Ok, 3 ore. Secondo me è buono 3 ore, ragazzi. Perché comunque se ne è scappato per un bel po'. Vabbè, secondo me. Che ha provato a fare? Guarda, si vede da lì in fondo. Guarda come vuole scappare. Gesù santo. Ma non scappa per nulla. Ora rimane lì, Gesù. Ok, bene. Allora, intanto, Zoe, togliti quella roba.
Perché non stai bene, cioè stai bene sì, però c'è un po' too much. Oh, dai, forza. Via, poi alle scatole, forza. Che fa? Che sta scrivendo? Gesù santo. Ok. Ah, perfetto, finalmente. Mamma mia, ragazzi, non andava bene. Aspettate, ora le faccio uno scherzo a Zoe. Aspettate, ora faccio così. Ecco. Ecco. E ora non può più uscire. Vediamo cosa dice. No, ma era fuori senza vestiti. Meno male che allora io ho messo quei cosi. Ragazzi, l'avete vista? Era senza vestiti per un attimo. Ma perché ha il culo di fuori? Ma perché? Ma che senso ha? È nu? Ok, no, era vestita. Ah, meno male. Oh, sciavolette. Sbri! Ma che facevi? Eri col culo nudo. E niente, mi ha senso. Vabbè, credo che l'abbia capito. Mi cambiavo, genio del male. Ok, ma non c'è bisogno di essere così volgari. Per cambiarmi devo spogliarmi. Mamma mia, strarealistica. Madonna, ok, va bene. No, perché io, ragazzi, mi cambio direttamente. Non è che prima divento nu. Cioè, lei proprio fa tutti i passaggi belli e buoni. Boh, va bene. È brava lei evidentemente a roleplayare più di me. È più realistica. Ok, aspettate un attimo che me li tolgo allora questi cosi. Ecco qua. Ecco, ok, fatto. Colpa tua che mi guardi. Dai. Ah, che sciabolette. Sei sciabolette. Io credo che mi faccio un bel bagno intanto, perché mi sono fatto la doccia da poco. Però voglio proprio rilassare. Che cacchio ho fatto? Perché è caduta? È scivolata? Ma sei scivolata? Ma per un attimo, ragazzi, è scivolata tipo per non so per quale motivo. Tipo aveva fatto tipo così. Wow. Boh, ok, molto strano. Comunque, no, no. Ora è scivolata, suppongo. Ok, va bene, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, andate a guardare questi altri video per altre nostre avventure, specialmente di Brokehaven. Seguitemi anche nel primo canale dove porto Minecraft. E noi ci becchiamo in un prossimo nuovissimo video. Ci si becca!